Ben ritrovati su questo canale, ragazzi. Oggi si ritorna a parlare di pesca in mare, tornando indietro a qualche settimana fa, quando ho fatto una delle mie infinite albe, non sperando in niente di che, e sono riuscito a coronare uno dei miei tanti sogni, cioè quello di prendere un pesce serra, ma non con il needle o comunque con attrezzatura da spinning pesante, medio, ma con attrezzatura non da light, da ultralight, con il micro jig. Vi ho spoilerato già abbastanza, per cui vi lascio la cattura. Buona visione. Pesce! Pesce! Che è? Madonna, che botta! Pare grosso! Ma no! Ragazzi, un bel pesce! Madonna, se tira! Che cosa sarà? È veramente un bel pesce! Botta assurda! Non ti slamare, per favore. Per favore, non ti slamare. Sto ultra light con un jig, il giugulo wide, quello da 7 grammi. È veramente bello come pesce, eh? Madonna! Non ti slamare! Mamma mia! Che pesce sarà? Dai, vieni qua. Voglio vederlo. Mamma mia, che pesce è? È un serra! È un serra! Un serra! Un serra ultralight! È il più piccolo serra che abbia mai preso, ma è il primo serra dell'anno! Top! Bellissimo! Che figata! Ragazzi, non ci crederete mai, ho preso un serra! Con il jig da 10 grammi! Un serracchiotto sui 4 etti! Ma quanto tirava il light! E poi non ha saltato! Bellissimo! Piccolo ma ipercombattivo, questo qui lo rilasciamo! Bello! E chi se lo aspettava a inizio stagione, un serra! Grazie, bello! Ti rilascio! Hai combattuto benissimo a ultralight! Uno dei combattimenti più belli, se non il più bello, a ultralight, e se ne va! Che figata! Ah, un serra! Ma chi se lo aspettava? Vi ripeto, io non ho mai preso un serra così piccolo. E adesso continuiamo. Assurdo, ero venuto a ultra light. Fortuna che non ha preso il filo. Fortuna! Tra l'altro sono un po' troppo pesante per la mia Fioretto Essence, che arriva fino a 7 grammi di casting, però ho visto questo mare che non era proprio calmissimo, per cui volevo mettere un jig almeno di 10 grammi, ma comunque rimanere ultralight
Ma combattimento epico, sto gasatissimo. Poi a ultralight uno se lo gode proprio. E soprattutto un Serra col jig non l'avevo mai preso, mai. Oh, pesce. Che ho preso? Una tracina! Questa non manca mai, bella poi. Dopo il Serra una tracina. Questa sempre con cura la slamiamo. Eccola. Bella per essere una tracina vipera, è grossa. Vai bella. Grazie pure a te. Già due pesci, due specie. Continuiamo. Eccolo, pesce, pesce. Cos'è? È un'altra tracina, mi sa. Sì. Serra e tracine. Questa presa per la coda. Quanto sono voraci sti pesci, oh. Rilasciato. E si è sotterrato lì. Una sessione di pesca breve ma intensissima. Cioè sono riuscito a prendere un Serra ultralight che era un pallino che avevo da tanto tempo, perché a ultralight è più bello, uno se lo gusta molto di più il pesce, e secondo me un Serra preso ultralight, anche se piccolo come questo, è il più piccolo che abbia mai preso, vale come tre Serra presi a nido. Tra l'altro la stagione non mi sembrava da Serra, soprattutto il mare non era limpido e non era calmissimo, però è successo e sono strafelice. E tante volte è bello anche come prendere un pesce, non soltanto prenderlo, e oggi l'ho preso come volevo ed è stata una figata. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e come sempre grazie per la visione e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao.